Ciao Marco, Ciao Cesare! che mi hai portato oggi di bello? Guarda, ti ho portato un super ospite, un grandissimo Pythonista. Ma chi è Kenneth Reeds? No, di più, è qui con noi Claudio Cama, Data Engineer presso Reviva e YouTuber. Benvenuto Claudio. Ciao Marco, ciao Cesare e ciao a tutti quelli che ci stanno ascoltando. Guarda, stavolta lo possiamo dire veramente perché, cioè, per i pochi che non ti conoscono, perché un influencer e content creator come te ormai è conosciuto proprio probabilmente tutta Europa, puoi dire per quelli che non ti conosco quindi chi sei e cosa ci fai qui come Pythonista? Allora, sì, io nasco come Pythonista, nel senso che lo sono sempre stato, morirò probabilmente Pythonista a questo punto, prima o poi, e il mio percorso si è sempre legato al mondo dell'analisi dei dati. E infatti, adesso mi occupo di data engineer, quindi di trasformare i Jupyter Notebook che mi vengono dati dai data scientist in qualcosa che effettivamente possa funzionare in produzione. Grande solidarietà per questo. Sì, è un lavoraccio, un lavoraccio. E oltre a questo, una passione per la finanza in realtà, e che di solito è un argomento molto slegato da quello informatico. Questo mi porta un po' a conciliare i due mondi quando riesco, quindi i miei side project spesso sono il trattare temi finanziari tramite l'informatica, quindi tramite il codice. E ho lavorato sia in un'azienda che si occupa appunto di finanza, non ad alto livello, quindi non di aziende quotate in borsa, o comunque quasi mai di aziende quotate in borsa, e adesso invece sono in una PropTech, quindi ci occupiamo per lo più di immobiliare. E utilizziamo Python praticamente per qualsiasi cosa lato analisi dati. E oltre a questo, dicevi tu appunto del canale YouTube, un piccolo canale YouTube, con molti meno iscritti di quelli che potevano sembrare dalla tua presentazione, molto di nicchia. Possiamo dire che tra i più grandi canali YouTube Python d'Italia, non so se il più grande o tra i più Sì. grandi. Tra i 3-4 canali che ci sono, probabilmente in top 3 o in top 4, forse. Allora, Sì, diciamo che c'entro. visto che hai menzionato la finanza, non so se dobbiamo fare il disclaimer. Questo podcast non costituisce consulenza finanziaria e quindi decliniamo ogni responsabilità. Ormai quel disclaimer sembra, posso dire qualsiasi cosa, poi metto l'asterisco in piccolo A e. posto. Allora, oggi parleremo un po' di questo e un po' di un argomento che non abbiamo mai trattato finora, che sono i database a grafo e Neo4j, e quindi c'è tanta carne al fuoco. Magari partiamo da quest'ultimo tema, da Neo4j e grafi. Puoi fare una breve intro per chi magari non ha mai visto un database a grafo, magari ne ha sentito parlare, però non sa bene come funziona e arriva più da un mondo Esatto. SQL classico. Il database a grafi spiegato a mia zia, una cosa così. Esatto, prova a spiegare alla zia di Cesare cos'è un database a grafo e quando è che proprio è veramente game changing. Ok, inizio col dire che effettivamente, fatte le premesse, insomma, di Python, finanza e argomenti principali, il database a grafo spesso si sposa con questi. Infatti, la maggior parte dei casi d'uso sono nell'ambito finanziario, non tutti chiaramente, ma una buona parte. E parliamo di Neo4j, che è praticamente il database a grafo più importante, più diffuso al mondo in questo momento, quindi alcune decine di milioni di download all'anno. Credo che gli ultimi dati siano dell'anno 2 anni fa, si parlava già di almeno 50 milioni di download. Il database a grafo è un database che appunto rispecchia una struttura grafo, che è una struttura che io personalmente, una struttura di cui sono innamorato. Infatti ricordo ancora la prima lezione di algoritmi e strutture dati, che è un esame che un corso che spesso si tiene all'università di informatica, in cui si presentano un po' le varie strutture dati, e tra queste c'è il grafo, che spesso dà una rappresentazione della realtà molto più vicina a come la immaginiamo. Uno degli esempi classici è quello spesso che si fa del GPS, quindi delle mappe,
dove magari ogni strada è un arco e ogni città magari un nodo. E ovviamente ci sono moltissimi altri usi e in generale, secondo me, si può definire come quel database che riesce ad unire il SQL e il NoSQL. Questo perché dei database SQL di solito ciò che si apprezza molto è appunto avere la possibilità di avere delle relazioni. E nei database NoSQL si apprezza spesso la possibilità di avere estrema personalizzazione. Quindi, ad esempio, non avere le stesse colonne per tutte le righe della tabella, o poter contenere dei contenuti appunto personalizzati, delle proprietà o degli attributi personalizzati. E questo spesso non avviene quando si utilizzano altri database, come ad esempio MongoDB, in cui abbiamo sì grande personalizzazione, ma sarebbe sbagliato utilizzarli per mettere in relazione elementi. E questo invece avviene in maniera praticamente naturale nei database a grafo, dove ogni elemento è rappresentato appunto da un nodo. E ci sono gli archi del grafo che sono le relazioni tra questi elementi. Quindi sia i nodi sia gli archi possono avere una tipologia. Faccio un esempio molto semplice. Magari gli studenti di una scuola potrebbero essere dei nodi. Il fatto che siano tutti collegati alla stessa classe, la classe potrebbe essere a sua volta un nodo e quindi tutti hanno una relazione verso questa classe. E approfitto per dire che è un grafo di tipo orientato, quindi le relazioni vanno costruite da un lato all'altro appunto del nodo, e poi magari questa classe può essere collegata a una scuola, a dei professori, e si possono, ad esempio, in maniera molto semplice recuperare chi sono i professori di un determinato ragazzo, studente, semplicemente andando a guardare in che classe è e quali sono i professori di quella classe. Questo è proprio il caso d'uso più semplice che mi viene in mente. No, interessante perché chi ha studiato informatica, comunque i grafi è un tema che magari ha studiato tante volte, però più a livello teorico di algoritmi, poi però forse la parte database poi nel lavoro così si incontra meno spesso. Puoi raccontare dei casi d'uso, di esperienze che hai avuto tu, professionali o anche di side project su database a grafo, magari partendo da uno che ti è particolarmente caro? Sì, ce n'è uno che, allora, ovviamente mi sono ritrovato a utilizzarlo in più contesti, quindi ho casi d'uso sia studiati, magari perché effettuati da terzi, sia testati da me in prima persona, e ce ne sono alcuni in cui effettivamente utilizzare un grafo, quindi un database a grafo, piuttosto che utilizzare ad esempio un database di tipo SQL, fa realmente la differenza. Uno dei più che mi piace più raccontare è quello dei titolari effettivi. Breve premessa per i non esperti di finanza: sono quelle persone che solitamente hanno una quota abbastanza importante di una determinata azienda, solitamente il 25% più uno di una determinata azienda. Vale per i titolari effettivi, ma in realtà vale un po' per tutti i soci. Spesso cosa avviene? Che i soci di un'azienda possono essere sia persone fisiche che persone giuridiche, quindi sia effettivamente delle persone con un loro codice fiscale, sia altre aziende, perché un'azienda può possedere chiaramente parti di altre aziende. Quindi cosa succede? Che nel momento in cui noi vogliamo analizzare chi sono le persone collegate a quell'azienda, per un qualsiasi motivo, c'è il caso dei titolari effettivi, ma in realtà potrebbe esserci anche un caso relativo a scoprire chi magari, in un'ottica un po' più di antiriciclaggio, chi sono le persone maggiormente collegate a quell'azienda. Non ci si può limitare soltanto a leggere la lista dei soci, che verrebbe semplice in un database a tabella, quindi un database SQL, ma quello che dobbiamo fare è, per ognuna delle aziende che compongono la compagine sociale, continuare in maniera ricorsiva a scorrere, quindi a cercare di capire fino alle foglie quali sono appunto le persone direttamente coinvolte.
quindi scartando la parte di azienda e trasformando anche quella in persone. E ciò è particolarmente complesso, perché io potrei possedere ad esempio il 20% dell'azienda Alfa, ma potrei possedere il 100% dell'azienda Beta, che a sua volta possiede il 30% dell'azienda Alfa. Quindi le mie percentuali vanno sommate tra le mie, appunto, e quelle tramite le aziende che controllo. Quindi diciamo che in un database relazionale, se tu hai solo un salto, no, da proprietario a società, è ancora semplice, però poi non sai di quante volte devi esplodere quelle relazioni perché non è noto a priori, quindi è particolarmente Teoricamente non c'è inefficiente. un limite, Esatto. anzi, spesso quello che si tende a fare in aziende molto grandi è creare proprio delle strutture complesse, un po' matrioska, proprio per, da un lato magari per tenere più controllo, dall'altro proprio magari per nascondere la titolarità effettiva. Diciamo è stato calcolato che in un arco. Nel caso ad esempio di 15 archi, quindi non andiamo a guardare solo i soci, ma anche i soci dei soci, i soci dei soci dei soci, e un percorso del genere con una lunghezza di 15, un database di tipo SQL probabilmente ci metterebbe qualcosa come secondi, decine di secondi, un database a grafo come appunto Neo4j ci mette millisecondi per fare la stessa operazione. Chiaro. E questi dati su cui hai fatto questa attività sono dati pubblici o sono dati che vanno raccolti su dataset, non so, amministrativi statali o come funziona? Allora, diciamo che le visure delle aziende dove appunto c'è l'elenco soci è qualcosa che è pubblico, nel senso che chiunque può comprare, almeno per l'Italia e in parte per l'Europa, chiunque può comprare questa informazione. Ovviamente ha un costo, si parte da centesimi ad arrivare a qualche euro, però insomma per aziende molto grandi spesso questi dati si possiedono già, quindi si comprano tutte le aziende italiane o tutte le aziende europee e poi su quelle si fa analisi. Ma sono dati che poi prendete tramite, non so, delle API in un formato facile da processare, oppure sono dati che, insomma, sono un PDF o file testuali strutturati, come funziona? Allora, ovviamente non troverete il top della tecnologia dall'altra parte e non si offenda nessuno, insomma, però ci sono delle API, ci sono delle API che forniscono un formato che è un formato standard appunto per i bilanci, ad esempio per i dati di azienda. È una sorta di XML, Immagino. volendola. Quindi tu hai lavorato su questa attività per raccogliere questi dati oppure erano già stati raccolti e poi li hai modellati all'interno di Neo4j e puoi raccontarci co come funzionano, come si fa l'inserimento, il feed, il caricamento di questi dati, che strutture devi definire? Allora, sì, c'è da dire che comunque Neo4j è un database, quindi si può utilizzare anche come unico database alla base appunto dei progetti. È il caso, ad esempio, di alcuni side project che ho realizzato, che sto realizzando, avevano bisogno insomma di questo tipo di struttura, sono partito direttamente con questa e in questa sono presenti anche dati applicativi, per così dire. In altri casi ovviamente non hai questa struttura a disposizione, ma necessiti di questa struttura perché magari, ecco, puoi passare da 15 secondi a 50 millisecondi, quindi hai bisogno di dare una risposta più reattiva, quindi quello che hai bisogno di fare è appunto in alcuni casi trasportare questi dati dalla loro fonte dati iniziale al database appunto a grafo, a Neo4j. All'epoca, insomma, quando guardavo un po' le tecnologie migliori per tenere aggiornati questi dati, l'idea principale, ad esempio, era utilizzare Kafka per sincronizzare tutti i cambiamenti in tempo reale nel database. Sono comunque dati che non cambiano spesso.
Nel senso, dalla parte dei bilanci ci si può aspettare un bilancio all'anno, dalla parte dei soci potrebbero non cambiare mai in 50 anni di attività. Diciamo che le API che ci sono che vengono fornite, insomma, per leggere questi dati, danno anche la possibilità di osservare i cambiamenti in azienda. Sono comunque API pubbliche, nel senso, per l'API in sé forse va fatta una richiesta come azienda, però i privati possono tranquillamente iscriversi al registro imprese per scaricare appunto elenco socio, visura. Ci sono tutte le aziende italiane. E c'è anche una modalità di visualizzazione a grafo integrata nel loro tool. Quindi non mi sorprenderebbe se anche loro magari dietro le quinte hanno qualcosa del genere. Senti, ti volevo chiedere, e quando invece questi dati li devi analizzare? Cioè, visto che si parla di grafi, anche a me piacciono questi algoritmi, l'algoritmo di Dijkstra, bla bla, eccetera, eccetera, clustering strani. Cioè, Neo4j c'ha già qualcosa per fare girare algoritmi su grafi, una volta che l'hai selezionato, puoi farlo girare, oppure non lo so, si lavora direttamente in Python su un grafo, tipo si usa NetworkX, cose di questo tipo. Raccontaci Ok. qualcosa sull'elaborazione dei grafi. Allora, sì, parto proprio dal basso per dire che chiaramente, non essendo un database SQL, non si può interrogare appunto con questo linguaggio. E il linguaggio invece che si utilizza per interrogare Neo4j è Cypher, che è un linguaggio bellissimo che io consiglio a tutti, almeno di. Non so, sai, almeno l'esempio di leggere, almeno l'esempio sul sito di Neo4j, perché praticamente è un linguaggio in cui tu quasi disegni ciò che vuoi, nel senso che puoi ricercare utilizzando le parentesi tonde per disegnare dei nodi, e poi il trattino, insomma, il maggiore e il minore per creare delle frecce. Poi vabbè, delle parentesi quadre per le relazioni. Però appunto, se hai bisogno di sapere tutti gli studenti che, ritornando al primo esempio che abbiamo fatto, tutti gli studenti che frequentano una determinata classe o che hanno un determinato professore in comune, quello che puoi fare è appunto parentesi tonda, studente, freccia, relazione, quindi magari studia nella classe, solitamente è un verbo, freccione, e nodo, quindi di nuovo parentesi tonde, con la classe in questione, magari specificando non so, il numero della classe, la label della classe. E in questo caso tu hai una query e ti restituisce forse un link diretto, ma per fare quel lavoro che dicevi prima, di, per esempio, data una società. Dimmi quali sono tutti i titolari risalendo di 3, 4, 5, 6 step o un numero arbitrario di step. Lì, in quel caso, come funzionerebbe la sintassi di Cypher? Allora, diciamo che la sintassi è molto completa, nel senso che permette già di fare operazioni del genere. Quando si va a specificare la relazione, si può ad esempio specificare fino a che nodo vogliamo risalire. È possibile scegliere la distanza, ad esempio massima, o semplicemente la distanza sul quale si vuole fare l'analisi. Un'altra cosa fattibile è lanciare appunto degli algoritmi sui grafi. C'è una libreria che è GDS, che è praticamente Graph Data Science, che è quella più famosa e direttamente integrata, insomma, direttamente gestita dal team di Aura di Neo4j, che permette di lanciare gli algoritmi che ad esempio avevi citato prima, ma in realtà tanti altri algoritmi. Che sono ovviamente ottimizzati per avere le performance migliori sui grafi. Tra l'altro, una cosa molto simpatica è che quella libreria è talmente complessa, tra virgolette, che ad esempio ci sono delle certificazioni di Neo4j, e
E sono principalmente due. Una è come professionista certificato Neo4j, che è quella che ho io, e l'altra invece è soltanto specifica sulla libreria di data science. Ah, Quindi wow. Che richiede, diciamo, richiede una certificazione separata per la sua complessità. Per sì, chi ci praticamente sì. ascolta il podcast e non vede il video, sappi che in questo momento Claudio ha una bellissima maglietta, Neo4j Certified Professional 2022. Quindi La consiglio a tutti, nel senso che la il maglietta o testo, la. se riuscite la maglietta, nel senso che la maglietta viene regalata a tutti coloro che appunto diventano professionisti certificati, e il test si fa direttamente online. E non è semplicissimo, nel senso che mi sembra che si possono fare massimo il 20% di errori, meno del 20% di errori, quindi si deve avere un tasso maggiore dell'80%. E dura 60 minuti, quindi ci sono tantissime domande, tipo 45 domande in 60 minuti, una cosa del genere. Diciamo, non è impossibile, chiaramente, anche perché si può ritentare, però va fatto se si è abituati, insomma, ad utilizzare Un il po' di tutorial. Ovviamente le domande confidenza. sono anche abbastanza specifiche, quindi. E visto che siamo un podcast di Pythonisti, ti chiediamo, ok, Neo4j ci abbiamo messo i dati, lo sappiamo interrogare con Cypher, ma se volessi interrogare da un backend Python questo database, che librerie abbiamo? O di solito si fanno query proprio in plain text, oppure ci sono anche una sorta di equivalenti SQL Alchemy o ORM vari che ti consentono anche di non scrivere le query? Schiantandole dentro, ecco, quali sono le best practice per lavorare in Python? Allora, sì, diciamo che Neo4j come database nasce in Java, e ovviamente le integrazioni migliori sono in Java. Ciò Questa detto, poi la esiste. tagliamo, Claudia, no? Ma Ma poiché nessuno utilizza più Java, se non coloro che sono costretti, in realtà esistono anche più librerie in Python. Quello che io consiglio per chi sta iniziando è scrivere codice Cypher attraverso una di queste librerie, nel senso che bisogna prima capire bene come funziona il linguaggio, quindi la questione di nodi, di relazioni, quindi c'è la possibilità di scrivere in modo molto semplice la query in Cypher e ottenere un risultato come ad esempio lista di liste. E quando diciamo si è un po' più confidenti, c'è anche la possibilità, ci sono alcune librerie in cui effettivamente ci sono classi per gestire sia i nodi che le relazioni. Quindi ad esempio si possono sia creare nodi come se fossero oggetti e poi inserire all'interno del database, sia fare l'opposto, quindi recuperare appunto nodi e relazioni dal database. Utilizzando appunto questa libreria. La più famosa, non so, non ho adesso il download sotto mano, la più famosa credo sia PyToneo, ma ce ne sono anche altre gestite appunto da varie community. E dal punto di vista di costi e licenze, come funziona? Cioè, tu che esperienze hai avuto tra, non so, versione community, servizi cloud, non so, co come consiglieresti anche di partire per chi non lo conosce? Sì, allora, come accade spesso in questi casi, in realtà lo stesso creatore del database fornisce o comunque la community che c'è dietro il database fornisce una versione gestita, quindi una versione managed su cloud. E il codice in sé, nel senso, è open source, quindi chiunque può installarlo in locale, ed è quella che viene definita Community Edition. Quindi anche tramite Docker, quindi in maniera non troppo complessa, si può installare in locale la propria versione di Neo4j, che comprende anche alcuni tool molto simpatici, ad esempio per interrogare il database. Quindi ad esempio c'è questa interfaccia web molto carina in cui ci sono tutti, quando si fanno le query, ci sono tutti i grafi che si possono muovere. E a parte questo, appunto, c'è la versione gestita, che è definita da AuraDB, e c'è una versione gratis, credo, con dei limiti, e poi si inizia a parlare di alcune decine di euro al mese,
Ovviamente, oltre a questo, ci sono tutti i vari cloud, quindi penso ad Amazon piuttosto che IBM, che hanno sia la versione originale, tra virgolette, sia una loro versione che non è proprio Neo4j, ma è comunque un database a grafo e che spesso utilizza un linguaggio che si chiama OpenCypher, che è appunto la copia di Cypher. Ma che può essere utilizzata sui loro database. Nel caso di Amazon mi sembra si chiami Neptune e IBM, forse IBM System G, qualcosa del genere. Ovviamente anche Azure ha la sua versione a grafo, Google ha la sua versione a grafo. E per collegarci poi al secondo argomento che volevamo trattare, è quello di Python applicato alla finanza. Fare l'esempio di un altro use case che ci avevi raccontato prima della registrazione, che è quello degli hedge fund, che se qualcuno vuole aprire il sito di Claudio, sotto la sezione portfolio, basta clicca su hedge fund e vedrà un bel grafo che appare. Non so se vuoi raccontare co come, che, a che cosa serve o che dati hai raccolto e come funziona. Sì, quello è un progettino, è stato qualcosa di semplice fatto un annetto fa, credo, e praticamente per legge. Per chi non lo sapesse, gli hedge fund sono appunto i fondi speculativi, cioè sono fondi che investono capitali dei terzi in aziende. E quello che fanno è spesso, avendo molti soldi a disposizione, appunto, non dico muovere il mercato, ma comunque si guarda molto a loro per capire dove sta andando il mercato. E loro sono tenuti, tra l'altro, per legge, almeno nel caso degli Stati Uniti, a dichiarare le loro posizioni. Quindi se ad esempio hanno in portafoglio il 10% di Apple piuttosto che di oppure di Microsoft oppure di IBM o PayPal, devono dichiararlo appunto alla SEC. Quello che si può fare è recuperare appunto dal sito della SEC questi report. Non sono leggibili in modo estremamente semplice. Però diciamo che è pieno su GitHub di persone che hanno fatto dei parser appunto per scaricare questi dati. Sono dati che sono trimestrali e quindi arrivano, nonostante siano trimestrali, arrivano anche con un po' di ritardo, chiaramente burocratico. E quello che ho fatto in quel caso è stato appunto scaricare i report, quindi le principali posizioni in quel momento. Inserirle in un database a grafo e poi trovare una libreria JavaScript che mi permettesse, insomma, di avere una rappresentazione uno a uno di quello che c'era nel database. E il risultato finale è qualcosa di molto carino perché abbiamo da un lato appunto tutti i principali fondi di investimento, nel grafo abbiamo anche tutte le loro posizioni e si riconoscono dal colore dei nodi, quindi c'è il colore per le aziende, il colore per gli hedge fund. E poi abbiamo delle relazioni che è appunto quanto ha investito l'hedge fund in quell'azienda e c'è ovviamente la cifra in miliardi di euro. E la cosa simpatica che si nota è che ad esempio più hedge fund hanno posizioni di rilievo, quindi posizioni molto importanti nelle stesse aziende. Però adesso io sto guardando, per chi non lo vede che ci ascolta, diciamo abbiamo questi pallini rossi che sono gli hedge fund e quelle blu sono le aziende. È interessante che ci sono molte sovrapposizioni, ma ci sono anche molte differenze. Cioè, grazie a questa visualizzazione tu vedi subito che ci sono alcuni hedge fund che sono isolati, no, dal grafo, stanno per conto loro. E quindi vedi per esempio uno che su Spotify ha una posizione importante, su Shopify, scusate, ha una posizione importante che però nessun altro hedge fund ha, quindi è molto efficace secondo me come visualizzazione. Sì, Cioè, non mi viene in diciamo mente che un altro modo semplice di far passare lo stesso messaggio così velocemente. esatto, è quello il punto, è che con i grafi, soprattutto quando poi li vai a visualizzare, hai un'immediatezza di ciò che stai guardando e non è lo stesso avendo a disposizione, ad esempio, varie tabelle o varie collection, vari documenti. E in questo caso particolare, chiaramente, si nota, ovviamente qui sono solo le cinque posizioni principali di questi hedge fund, così per comodità. Però si nota che non tutti hanno
le posizioni che per alcuni sono molto importanti, per altri non stanno nemmeno tra le prime cinque. Quindi ci sono chiaramente delle strategie molto diverse alla base. Un altro caso che mi ha fatto venire in mente, appunto, è relativo alla visualizzazione. Ci spendo giusto un minuto, è quello sui Panama Papers, in cui praticamente Neo4j ha messo a disposizione la tecnologia per analizzare, cioè quando c'è stata tutta la questione del leak di dati di Panama Papers, c'erano milioni di email, milioni di persone coinvolte, migliaia di banche. Quello che ha fatto appunto Neo4j è stato mettere a disposizione dell'agenzia di giornalisti investigativi la sua tecnologia per appunto trovare tutte le relazioni, che in quel caso erano qualcosa di vitale, perché scoprire che magari una persona che lavora in una determinata banca è collegata a più persone che hanno commesso delle frodi è vitale, ovviamente, nel caso di giornalisti che fanno investigazione. E tornando al tema finanza che abbiamo appena toccato, tu hai sul tuo canale YouTube, appunto come abbiamo già spiegato, tu fai delle, non so se dirette o forse semplicemente video, Video, video. video in cui racconti un po' di progetti in Python e tanti argomenti anche legati alla finanza. E ce ne sono tutta una serie dedicata appunto a Python e finanza. Un tema che ci hai raccontato è quello del backtesting, e non so se vuoi fare un breve cenno a che cosa ci fai con Python alla finanza e magari spiegare cos'è il backtesting. Sì, diciamo che il mio approccio, soprattutto su YouTube, è molto da studente più che insegnante, nel senso che spesso YouTube è un modo per approfondire io stesso gli argomenti, quindi prima di essere in grado di spiegarli ad altri, in maniera semplice, tra l'altro, bisogna comprenderli bene. E ovviamente ho unito le due passioni, finanza e appunto informatica, per creare molti, insomma, molti dei contenuti che ci sono appunto a tema finanziario. Ce ne sono alcuni per scaricare dati, altri per trovare ad esempio la correlazione tra azioni. Quello che citavi tu, forse è uno di quelli che è piaciuto di più sul canale, che è quello sul backtesting di un piano di accumulo. Quindi come simulare, tra l'altro in una decina di righe di codice, mi sembra forse meno, quindi come simulare un piano di accumulo, quindi metto da parte 100, 200, 300 euro al mese, per comprare un determinato ETF. Cosa succede appunto alle performance? E lì, utilizzando solo Pandas, appunto utilizzando una decina di righe di codice, si calcolava e poi si visualizzava anche tramite un grafico l'andamento di quel piano d'accumulo. Cioè, significa praticamente simulare cosa sarebbe successo se X Cosa anni sarebbe fa successo? Esatto. avessi iniziato con questa strategia Ciò che si di... fa sempre è si scarica. E anche qui la parte di dati è molto importante, infatti ritorna in più video. Si scaricano i dati, in questo caso il prezzo dell'ETF e la sua variazione, quindi nel tempo. Scaricano, non so, 10, 20, 30 anni di storico, e su quelli si fanno più simulazioni per capire, magari per studiare, ad esempio, casi peggiori, casi migliori, casi medi, per capire mediamente se effettivamente quella strategia, in questo caso è un semplice piano di accumulo, quindi nulla di troppo complesso, però fatto anche con altre strategie per capire se effettivamente potrebbe essere una buona idea utilizzare in futuro quella tecnica. Spoiler, nel caso dei piani di accumulo, è sempre bene, insomma, investire per il futuro. Funziona, ma hai usato solo Pandas o ci sono anche dei package più specifici? Allora, ci sono alcune librerie più specifiche e in quel caso ho utilizzato volutamente solo Pandas perché effettivamente si poteva realizzare utilizzando solo Pandas. Quello che spesso accade è che si vogliono utilizzare degli indicatori molto più complessi. Adesso non entro nel merito, ma per chi fa un po' più di analisi tecnica, chi fa un po' più di analisi tecnica sa che ci sono degli indicatori come le medie mobili, medie ponderate, che
che possono dare una mano per trovare dei segnali di, ripeto, disclaimer enorme, non è detto che sia così, non stiamo dando consigli, però ci sono persone che credono che appunto che quegli indicatori possano dare dei segnali. Ognuno di quegli indicatori in realtà è calcolabile in Pandas, io l'ho fatto e a livello di accademico, tra virgolette, è qualcosa di molto utile. Ci sono librerie che li hanno già integrati tutti, anche perché sono non decine ma centinaia. Certo. Quindi ci sono delle librerie che appunto, mi sembra si chiami proprio backtesting, la principale, che fanno proprio questo, insomma, ti permettono di simulare una strategia e ti permettono di utilizzare questi indicatori. Al di là di tutto, quel video sul backtesting è anche carino perché, insomma, fa vedere per un investitore magari meno esperto, come su un periodo lungo, se si mettono via un po' di soldini alla volta, puoi avere comunque un guadagno, ecco. Perché magari l'analisi tecnica è una cosa un pochino più da esperti del settore, ecco. Sì, no, Da ma infatti è traders. esatto. Infatti il target cerca di essere, sia perché io stesso ovviamente non sono un esperto di queste tematiche, e sia perché il target chiaramente è spesso qualcuno che si sta avvicinando a questo mondo, alcuni un po' più quello informatico, altri un po' più quello finanziario, però ovviamente già fornire delle basi del genere, sono già molti concetti da dover immagazzinare, quindi già così, insomma, si dà una bella infarinatura. Dato che abbiamo finito il tempo, chi ti vuole seguire può dire il nome del canale YouTube, così ti trova. Allora, in realtà nel mio caso è tutto abbastanza semplice, perché il mio canale YouTube si chiama Claudio Cama, come me, e lo stesso è su LinkedIn. Quindi anche su LinkedIn mi trovate così, e la stessa cosa anche il sito claudiocamo.net, quindi è veramente Facilissimo. semplice. Guarda, sto controllando in questo momento, abbiamo 1140 subscriber. Complimenti. 1140. Si può fare meglio. Noi ne abbiamo meno come Python Milano, Vabbè, certo, non siamo mica Claudio Cama. Certo. esatto. Allora, magari anche oltre a LinkedIn o a YouTube, possiamo dirlo, Claudio, che sei anche uno che viene alle serate di Python Milano, quindi c'è anche l'opportunità di Assolutamente. conoscere questa star, nei prossimi meetup. Ce ne sarà uno il 18 maggio, Esatto. quindi per chi vuole si può iscrivere, persino incontrare di persona. Anche perché vi ricordo che la parte più interessante è la birra, il panino, la pizza che andiamo a mangiare dopo, quindi consiglio a È tutti vero. Che non di è iscriversi. offerta, cioè precisiamo Esatto, sempre. non è offerta, non è Anche offerta. questo disclaimer, tutto quello che bevi lo pagherai, è meglio che lo dici. Esatto, non esagerare perché devi pagare, però L'abbiamo è in buona precisato che non abbiamo compagnia. fatto consulenza finanziaria, non paghiamo le birre, non è stata sponsorizzata né 4J purtroppo questa puntata, però se in futuro siamo aperti. Eccoci Neo4j, se vuoi sponsorizzarci, insomma, siamo qui se vuoi qua. Le regalarci le magliette. magliette soprattutto. Grazie mille Claudio, sei stato Grazie, grazie gentilissimo. Marco, grazie Cesare. E alla prossima puntata, ciao. Ciao. Avete ascoltato l'ultima puntata di Intervista Pythonista, il podcast italiano per conoscere i pythonisti italiani. Visitate intervistapythonista.com e trovate tutti i link per contattarci e per restare aggiornati con noi.